Cosa pensi del libro, Silvia? Penso che sia una sorta di guida imprescindibile, dove è contenuto un sapere che praticamente si era, diciamo, disperso nel corso dei secoli. Cioè, è come dire, ok, adesso con questo libro ritorniamo al punto zero e da qui possiamo crescere, possiamo gettare le basi. Cioè io, come è successo anche a Lina, insomma, per me quest'anno 2020 è stato un anno pazzesco, nel senso che io lo considero l'anno della mia vera svolta, tra virgolette, e ascoltare quel libro ha dato un'accelerata ancora più grande. È un qualcosa di cui non si può fare a meno. E tu vedi che praticamente tutto ciò che è dentro quel libro non lo sapevi, stavi vivendo, non l'avevi mai sentito, diciamo, oltre da me. Assolutamente sì, io non ho mai ricevuto nessun tipo di messaggio uguale a quello che è contenuto nel libro in tutta la mia vita da nessuno. E quindi quando tu senti e leggi ogni parola, tu dici: non posso negare che questa è la verità. Sì, E sì. non soltanto che è la verità, ma gira, è come per dire: prendiamo la vita e lo giriamo così, è come per dire: ah, adesso ha tutto un senso. Adesso Esatto. capisco cos'è la vita, no? Esatto. Vero? Ok, Marta? Va bene, Pato, allora. Ricordo di aver sentito la voce di Dio per la prima volta quando avevo circa 5 anni. Forse l'avevo sentito prima di allora, ma non ne ero stata davvero consapevole. Ricordo distintamente che le mie prime conversazioni con Dio erano intorno a questa tenera età, soprattutto perché da bambina passavo molto tempo in chiesa e nella scuola domenicale. Sono cresciuta a New York e mia madre portava noi 4 figli nelle chiese cattoliche e battiste e anche in molte altre chiese diverse nella città. Mia madre non sembrava avere una vera preferenza verso una religione in particolare. Ricordo benissimo di aver ascoltato dei sermoni e delle letture no nella nostra chiesa e aver pensato, ma non è quello che Dio mi ha detto, oppure non è quello che Dio vuole da me o da tutti noi in generale. Curiosamente, frequentando la chiesa, è dove ho iniziato a prendere coscienza delle informazioni che ricevevo costantemente da Dio. Ero così giovane che mi sono tenuta tutte le sue direttive per me stessa, ma sono sempre rimasta perplessa dagli strani insegnamenti che ascoltavo sulla volontà di Dio in qualsiasi chiesa che frequentassimo, e mia madre spesso ci portava in molti tipi diverse di chiese. Quando puoi sentire direttamente Dio, o puoi comunicare con altre forme di energia quando sei giovane, ci vuole del tempo per renderti conto che non tutti parlano direttamente con Dio. Mi ci è voluto molto tempo per capire che le altre persone non ascoltavano le cose e non ricevevano gli stessi messaggi che stavo ascoltando nella mia testa. E mi ci vollero una cinquantina di anni per capire che le informazioni che Dio mi aveva dato da bambina e sulle quali avevo basato le mie concezioni sulla mia esistenza e sulla vita erano totalmente diverse dalle concezioni degli altri, perché avevo ottenuto le mie informazioni direttamente da Dio. Quando ho cominciato a rendermi conto di questo, mi sono anche resa conto delle moltitudini di modi in cui Dio mi aveva salvato, mi ha protetto dall'accettazione del dolore nella mia vita e mi ha permesso di avere una vita incredibile, basata su una saggezza interiore, grazie alla conoscenza della sua parola. Questa è stata la mia gioia più profonda nella vita. Ho una conoscenza generale della Bibbia, come immagino che abbia la maggior parte delle persone, ma non ho mai memorizzato parti, né ho mai ripetuto interi passaggi della Bibbia,
come vedete, che molti fanno quando vogliono dimostrare di essere dei cristiani diligenti. Quando la parola di Dio ti viene sussurrata costantemente durante la tua vita, conosci la parola di Dio direttamente da Dio. Ciò che mi è sempre sembrato strano è che ho sempre interpretato ciò che leggevo nella Bibbia in un certo modo, e in quelle rare occasioni in cui ho parlato con altri della Bibbia, ho visto che la maggior parte delle persone interpretavano molti dei messaggi in un modo assai diverso. Ricordo di aver pensato spesso tra me e me: ma le persone stanno leggendo lo stesso libro che sto leggendo io? Mi ci sarebbero voluti 50 anni per svelare questo mistero della mia infanzia. Con le informazioni vitali che Dio mi aveva trasmesso fin da giovanissima, non solo interpretavo la Bibbia in modo diverso dalla maggior parte delle persone, ma, come sono venuta a scoprire più tardi, ho anche interpretato il senso stesso della vita in un modo in cui la maggior parte delle persone non aveva mai pensato prima. Questo è ciò che Dio vuole che io condivida con te. Vuole anche che ti racconti la mia storia incredibile, in modo che tu possa capire che Dio ti ha sempre amato e ha pianificato questo giorno, e che tu eri il suo obiettivo. Se stai leggendo questo libro, tu sei parte del suo piano, e tutto ciò che egli mi ha insegnato è stato fatto in modo che io potessi un giorno trasmettere a te questi messaggi. Ti chiedo di comprendere, mentre prosegui nella lettura, che forse non hai mai avuto accesso prima alle informazioni che sto condividendo con te, ma certamente le hai ora, e ciò che deciderai di fare con i messaggi di Dio da adesso in poi dipende unicamente da te. Dio ha voluto darti una scelta, la stessa scelta che ha sempre voluto dare all'uomo. La scelta, grazie alla conoscenza del suo immenso amore per te, di vedere la verità e poi di trovare il coraggio e la forza di non vivere mai più nel dolore. Lascia che la tua nuova consapevolezza che Dio ti ama, e soprattutto di come Egli ti stia amando, sia la fonte della tua forza per la vita. Ci sono alcuni messaggi che Dio mi ha dato, di cui ricordo esattamente il giorno e il minuto in cui li ho ricevuti, e ce ne sono altri che sono stati solo messaggi che ho ricevuto da Lui durante la mia infanzia. Non ricordo esattamente quando Dio mi disse che ero il suo soldato, ma ricordo che quando avevo circa 5 o 6 anni e mi capitava di parlare con le persone di quello che io stessi facendo, o il motivo per cui lo stessi facendo, dichiaravo sempre a tutti: perché sono il soldato speciale di Dio. Da bambina ho sempre pensato a me stessa come ad un soldato di Dio. Dio mi ha detto che ero un soldato, ma che il mio dovere per ora era solo quello di essere onesta, giusta e buona. Dio mi disse che dovevo sempre fortificarmi in modo che quando sarebbe arrivato il momento e Lui mi avrebbe chiamata, sarei stata pronta. Questo è stato un messaggio che mi ha trasmesso continuamente quando ero piccola: fortificati in modo che quando ti chiamerò, tu sarai pronta. Da adulta rimanevo sempre perplessa e sconcertata quando sentivo le persone dire che stavano cercando il significato della loro vita. Era semplicemente qualcosa che non riuscivo proprio a capire e non mi ero mai resa conto dei motivi del perché fino a pochi anni fa. Quando io ero bambina, Dio mi disse che dovevo sempre vivere scoprendo me stessa e tutto ciò che riguardava me, e non dovevo mai soccombere a paure o limiti nella mia vita.